l'ingegnere attore, cantautore, artista a tutto tondo Flavio Brunetti, insieme ai suoi amici, fratelli di ideali e di sogni, invita le persone a partecipare al secondo simposio, intitolato Una città in vendita, e dedicato alla sua città Campobasso, che si terrà domani alle 17.30 nel suo studio di Viale del Castello al numero 3. Una città in vendita, una, articolo indeterminativo, perché spesso accade che le città nelle gestioni politiche attuali vengono sminuite, deprezzate, vendute pezzo dopo pezzo, ma questo accade molto più sfacciatamente, molto più spudoratamente qui a Campobasso. Una città è incontrarsi, una città è confrontarsi, una città è amarsi, odiarsi, raccontarsi, una città è vivere nella polis, e invece siamo costretti a vivere una città che vediamo sottratta pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno alla nostra vita. E allora su questo tema noi vogliamo confrontarci, sul tema di questa città venduta ai verdumari, che si sentono in diritto di imbrattare e di occupare marciapiedi e piazze, mentre luoghi di ritrovo e di incontro importantissimi come il mercato di via Monforto, il mercato al CEP, stanno chiudendo. Una città che si sente oltraggiata. Previsti numerosi interventi introdotti dal direttore del Bene Comune Antonio Ruggeri, si alterneranno il filosofo Antonio Di Chiro, lo storico Gianfranco De Benedittis, gli architetti Emilio Natarelli e Cinzia Di Brino, il direttore della Biblioteca Provinciale di Campobasso Vincenzo Lombardi, il medico Carlo Pedicino, Franco Novelli di Libera e il poeta Valentino Campo.